Che l'economia spagnola quest'anno è tornata ai livelli pre-crisi già si sapeva. Il ministro dell'economia Luis de Guindos, intervistato nella giornata di martedì, ha detto che il tasso di crescita previsto per quest'anno sarà molto vicino a quello dell'anno precedente. Le stime ufficiali dell'esecutivo parlano di un 2,7% previsto per il 2017, il tasso relativo al 2016 è del 3,2%. L'economia spagnola è cresciuta dello 0,8% su base trimestrale nel primo trimestre, secondo la stima preliminare fornita dall'Istituto Nazionale di Statistica INE. Su base annua il PIL spagnolo è cresciuto del 3%.